le cose si possono fare più semplici grazie al digitale. Grazie, giusto? Al digitale. E il nostro ospite ci può portare la testimonianza di questo, giusto? Prego, Lorenzo. Marco Sant'Ambrogio, vicepresidente di Meta Sociale, per approfondire un po' il progetto Welfare Intelligence. Ma buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Poi, prima di arrivare posso dirlo subito, posso dire subito quello che c'è in mente? Vai. Cioè, lui fa parte di sono quelli buoni, i Meta, quelli buoni loro, però. Non quegli altri di Meta. Vedi che lo dice anche lui, vedi che lo dice anche Sant'Ambrogio. Buongiorno Sant'Ambrogio. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima di arrivare alla nuova piattaforma, chiediamo un po' cosa fa Meta Sociale, chi è, cosa fa? Sì. Allora, Meta Sociale è un'entità che nasce dalla volontà di avvicinare il mondo del terzo settore al mondo, diciamo, maggiormente presidiato dalle aziende, chiamiamole business, cioè quelle che sono più avanti a utilizzare i dati, la tecnologia per migliorare le proprie attività. Tendenzialmente si distinguono maggiormente le aziende, che ne so, i supermercati piuttosto che le banche, piuttosto che il mondo delle telecomunicazioni e quant'altro. Il mondo pubblico fa un po' più fatica, il mondo del terzo settore, diciamo che, ahimè, è buon ultimo. Quindi Meta Sociale nasce dall'unione di tre aziende, di tre entità molto importanti a Milano del terzo settore, che è Comunità Nuova, Gruppo L'Impronta e Amici di Edoardo, e una quarta entità che è Fondazione Marazzina, che ha fatto il socio finanziatore. Cosa fa Meta Sociale? Prova a utilizzare tutte le tecnologie e i dati e le analisi fatte su questi dati, si parla di big data perché sono veramente enormi quantità di dati, per migliorare la presa di decisioni da parte di ognuno. Se si è in azienda, non so, il supermercato decide dove aprire il nuovo punto vendita o come fare comunicazione ai clienti, usa queste tecnologie, usa questi dati. Il Comune di Milano, facciamo un esempio, deve decidere dove aprire o addirittura dove chiudere un centro servizi, un asilo infantile, come allocare le risorse sul territorio. Oppure l'ente del terzo settore deve capire di quanti volontari ha bisogno, come organizzare la loro giornata, se deve, tanti esempi concreti, se deve andare a casa di un ultra 85enne non autosufficiente, deve sapere quanti siano, dove siano, che tipi di servizi ha bisogno. Cioè, per ogni decisione, per ognuna di queste entità, ci sarebbe un gran bisogno di fatti e dati e tecnologia a supporto delle decisioni per fare meglio ognuno il proprio di mestiere. Cioè, il Comune di Milano per missione deve gestire il territorio. Gli enti erogativi, non so, una fondazione Carico ad esempio con emissione eroga finanziamenti a fronte di bandi che organizza a valere sul territorio, gli enti del terzo settore a loro volta scelgono che tipi di fragilità o di persone bisognose aiutare sotto di servizi, di attività e quant'altro, ma nel fare questo quello che è stato il punto di partenza è di aver notato che l'Italia, e Milano in particolare, è un'eccellenza mondiale in termini di volontariato, di attività benefiche, eccetera, ma molto è fatto in maniera spontaneistica, emozionale, tanta dedizione, tanto cuore, tanto tempo dedicato, tante anche competenze diffuse, ma poco organizzate. Certo. Da qui l'idea di trasportare quello che non è sogno ma è già realtà, ma da parecchi decenni arrivo a dire nel mondo delle aziende, applicare tal quale quelle tecnologie, quegli approcci, anche quegli algoritmi, non per fare soldi ma per fare impatto sociale, per dare un contributo al bene comune, alla cittadinanza, ai bisogni. Esatto, e per soddisfare questo gran bisogno di dati, appunto, che ci diceva, il 9 ottobre è stata presentata la piattaforma Welfare Intelligence all'interno della Milano Digital Week, alla presenza dell'assessore al Comune di Milano per il welfare, Lamberto Bertolè, e ci dica un po' com'è nata un po' questa piattaforma, quali sono i prossimi step. Sì, allora, chi è che ha la maggior
responsabilità e anche chi è che ha la maggior quantità di dati è il mondo pubblico, l'apparato statale, certo, del comune. Per cui, per attivare quel processo che dicevo prima, da dove partire, la risposta è scontata a questo punto dal Comune di Milano. Per cui abbiamo presentato questa idea al dottor Malangone, al direttore generale del Comune di Milano, il quale ha subito capito l'importanza della cosa, ci ha messo immediatamente in contatto con il dottor Petrelli, che è il direttore generale a Welfare, il dottor Arnone, che è il direttore generale dei sistemi informativi del Comune di Milano. Abbiamo coinvolto anche Paolo Testore, che è il Data Protection Officer, cioè colui quale che si occupa di essere sicuro che i dati vengano trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e quant'altro. Quindi con questo gruppo di lavoro ci siamo attivati ormai da un anno, e devo dire che una grandissima dedizione da parte delle persone del comune, che sono già operati di lavoro fino a qua, hanno capito perfettamente, interpretato, e anche l'assessore buono questo ha fatto un intervento, manco gliel'avessimo scritto noi, veramente, no, davvero, l'aveva così interiorizzato che ha fatto esempi, ha fatto sua l'idea, e c'è stata una simbiosi anche quando abbiamo presentato assieme lunedì scorso, cioè muove l'iniziativa, che non ci sarebbe, cioè veramente superato ogni aspettativa, questo è il punto. E devo dire che questa convinzione, che poi arriva la convinzione personale delle persone, non per ruolo che hanno, perché hanno capito internamente, sta dando un abbrivio molto importante all'iniziativa. Chiaro. Fabio, cosa fa? Allora, per quanto riguarda appunto Welfare Intelligence, ricordiamo appunto che ci sarà prossimamente sarà disponibile a tutti la piattaforma web. In questo momento invece mi stava dicendo che ha a che fare solamente con il Comune di Milano, che appunto ha capito l'importanza di questo progetto. Tra l'altro noto una certa somiglianza, cioè in maniera molto diciamo raffazzonata, con la cittadella degli archivi di Milano, che abbiamo intervistato recentemente. È un po' mettere a disposizione, prendere la quantità di dati del Comune di Milano, rielaborarli in base a i tesori della città di Milano, perché sono tesori questi dati, cioè da questi dati può venire fuori veramente qualsiasi scenario, e puoi comprendere meglio la città e quindi poi riversarli a favore di tutti, in maniera che tutti possano usarli. Si dice restituirli, non riversarli. Perché ci butto in testa. Liberare i dati, e sarebbe interessante. Anzi, glielo chiedo subito, Sant'Ambrogio, siccome tutti fanno l'affondo sull'intelligenza artificiale in tutte le interviste, bravo. Questo mi pare il caso perfetto anche per chiedere una sua opinione, o comunque come l'intelligenza artificiale può andare a impattare sulle politiche di welfare di un apparato statale appunto come il Comune di Milano. Allora, seriamente c'è tantissimi aspetti ed è molto molto sofisticati anche, ma sottolineo il fatto che non si può fare da papa se non si è fatto da sagrestano, si dice. Allora, qui il punto è: iniziamo a usare i dati per quello che sono in maniera, arrivo a dire, elementare. Se non sappiamo quanti sono gli oltre 85 anni non è autosufficiente, non sappiamo dove sono, partiamo dalla BC. Prima dell'intelligenza artificiale c'è il conteggio e la localizzazione, no? Allora, da qui in poi, quando si ha la materia prima, che sono i dati, si possono applicare approcci semplici, quanti sono, la media, la localizzazione geografica e quant'altro, e salta le tappe intermedie, si può arrivare all'intelligenza artificiale, dove ci sono algoritmi che, ad esempio, autoapprendono. Se io un fenomeno, faccio un intervento, vedo il risultato, verifico che il risultato sia migliore delle ipotesi di partenza, e gli algoritmi autoapprendono, e una volta che faccio per la seconda volta quel tipo di decisione, hanno interiorizzato i pro e i contro dei processi precedenti, e quindi mi aiutano a prendere meglio la decisione successiva. Piuttosto che in ambiti totalmente diversi, si può creare
quelle che vengono chiamate in gergo delle chatbot, degli algoritmi che surrogano il ruolo di un call center fatto da tantissime persone umane, no? Al telefono, che magari hanno una base di conoscenza, ognuno dei singoli riferita a un certo dominio, una certa componente, mentre se sotto si mette il database di tutte le informazioni oggetto di potenziale telefonata, ecco, ci possono essere delle macchine con le sembianze umane, cioè con la voce e quant'altro, che possono rispondere in automatico, ma avendo accesso a un patrimonio di informazioni pazzescamente più elevato di quanto potrebbe avere un singolo essere umano. Okay, quindi senza andare nella fantascienza, si può andare a nei singoli processi operativi a inserire una dose di intelligenza, okay, che non è surroga dell'umano, sì, ma sì, che sì, aiuta sì, a fare meglio. È strumento, è assistenza, diciamo, ci dà una mano a far meglio le cose che magari sappiamo già fare, ma appunto con l'intelligenza artificiale possiamo farle meglio e non appunto invece pensare al robot che ci tira via, ci toglie di mezzo e fa le cose al posto nostro. Dicimi Lorenzo, lo teniamo un attimo ancora qui con noi? Ma sì, qualche altra domanda. Va bene, allora Sant'Ambrogio, le chiediamo di rimanere qui con noi un attimo ancora. Ospite ai nostri microfoni, Marco Sant'Ambrogio, vicepresidente di Meta Sociale, per parlare appunto di Welfare Intelligence. Allora, abbiamo spiegato un po' nel blocco precedente appunto di cosa si occupa, cosa fa Meta Sociale, eccetera. Dal punto di vista concreto, operativamente, cosa state facendo? Allora, il pericolo di questi tipi di iniziative, di progetti, è di costruire delle cattedrali nel deserto, no? Perché la tecnologia c'è, rodate eccetera, allora si mette in piedi un sarchiapone, si mette in piedi una soluzione tecnologica e poi si è nella classica situazione di avere una soluzione alla caccia del problema. Noi abbiamo fatto esattamente l'opposto, siamo partiti dai problemi e poi, come fa il salmone, no, si risale la corrente per capire in funzione del problema qual è la soluzione. Cosa abbiamo fatto operativamente? Abbiamo intervistato e analizzato i siti, le attività e quant'altro delle principali 35 organizzazioni del terzo settore milanese, andando a capire chi fa che cosa per chi. Chi si occupa di anziani, chi si occupa di immigrati, chi si occupa di persone con la sindrome di Down, chi si occupa di... E abbiamo identificato 87 profili di persone bisognose o fragili e 24 tipologie di famiglie fragili. Per esempio, nucleo familiare monogenitore con un minore disabile a carico, piuttosto che con un grande... Cioè sono archetipi, sono tipologie di... target, di profili, di persone, di famiglie che possono essere aiutate da qualcuno. E questa è la domanda, mettiamola così. Poi c'è l'offerta, cioè chi fa che cosa per aiutare ognuno degli 87 tipologie di persone, dei 24 tipi di famiglie. E quindi siamo andati a capire quali tipi di servizi fanno, chi li fa, può essere il comune, può essere l'ente del terzo settore di Gratosoglio, può essere anche un'azienda privata che facendo anche pagare, non è demoniaco far pagare, cioè, ma facendo magari un prezzo politico, dà un servizio privilegiato a certe fasce che non possono permettersi i nostri tipi di servizi. Quindi sempre dei bisogni, domande e offerta. Abbiamo capito quali sono le tipologie di decisioni che devono essere prese da parte di questi signori per fare il loro mestiere. Quindi, ad esempio, parto dalla DC, prima ancora dell'intelligenza artificiale, quantificare quante siano le persone, questo tipo di persona, eccetera, dove siano. Abbiamo diviso Milano in un mosaico con 6.000 tessere piccolissime, dove ci sono dentro mediamente 230 persone, così che sia possibile essere molto chirurgici negli interventi, no, ma salvaguardare la privacy. Meno di una via probabilmente, 230 persone. Dove c'è grande urbanizzazione è un isolato, uno stabile o due isolati. Sì, assolutamente così si arriva.
Quindi si può arrivare a un livello di analisi di precisione chirurgica, ma ripeto, salvaguardando il diritto alla privacy che ognuno di noi cittadini deve avere. Ecco, ma per fare questa presa di decisioni serve avere il target, serve sapere quali tipi di decisioni, ma servono i dati. Allora, risalendo, siamo andati insieme alle persone del comune a capire le varie fonti informative di cui il comune dispone adesso. Un domani, condividendo la piattaforma col mondo del terzo settore, eccetera, ospiterà anche i dati che le organizzazioni del terzo settore vorranno riversare, perché è un bene comune, è un serbatoio di informazioni condiviso. Quindi se ognuno porta il suo secchiellino d'acqua, si riempie prima e si riempie meglio, no? E avere informazioni del territorio è anche un'intenzione del comune, perché il comune vede un po' Milano dall'alto, ma chi meglio di chi lavora in quel quartiere, in quella piazzetta dello spaccio, piuttosto che da quel servizio, conosce il microterritorio. Ecco che dal basso verso l'alto si può fare un'opera di collage di informazioni e tenerle anche molto, molto aggiornate. E poi ci sono tutta una serie, finisco, di tecniche molto semplici, non da nerd, da programmatori, ma proprio da utenti normali, per aiutare a prendere decisioni. Cioè, se schiacciano delle sequenze di tasti, si arriva a dire dove è localizzabile l'asilo N+1, che meglio serve il territorio. Perfetto. Tutto questo, se vogliamo sapere di più, immagino che sul vostro sito troviamo informazioni varie, giusto? Sul sito si trova già la registrazione dell'intervento che abbiamo fatto con il professor Bertelè, quindi si può ripercorrere un po'. Perfetto. Va bene, siamo arrivati alla fine, quindi dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare il nostro ospite. Ringraziamo tantissimo Marco Sant'Ambrogio per essere stato ospite con noi, grazie mille. Grazie a voi. E buon lavoro. E buon lavoro, esatto. A questo punto, va bene. Grazie mille.